Formigoni, perché Roberto Formigoni è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel processo per il crack delle fondazioni Maugeri e San Raffaele. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Che cosa accade ora? Che Roberto Formigoni finirà in carcere, questo per effetto della spazza corrotti, come sottolinea il sottosegretario Buffagni, esatto, del Movimento 5 Stelle, che dice: grazie alla spazza corrotti adesso Formigoni finisce in carcere. Si è espresso su questo tema ed è interessante parlarne. Guardate, questo è un discorso di grande equilibrio. Voi, io già lo so come, che tipo di ragionamenti state facendo, no? Perché non deve finire in carcere Formigoni, eccetera eccetera. Ma su questo noi affrontiamo con coraggio questo argomento, sì, e lo facciamo, sì, con Mario Adinolfi, che ne ha scritto. Ben trovato, Mario. Salve, buongiorno. Buongiorno, Mario. Buongiorno. Allora, Presidente del Popolo della Famiglia. Presidente del Popolo della Famiglia, sì, ha anche una soggettività politica, ovviamente, oltre insomma ad essere un giornalista, politico, eccetera, eccetera. Qual è la tua valutazione di questa vicenda, che si porta dietro tanti significati, al di là di quello che riguarda lo stesso Formigoni? Ma le sentenze sono sentenze, ora sono sentenze definitive, quindi Roberto andrà in carcere, ci andrà come un terrorista e come un mafioso, cioè senza poter accedere a alcun beneficio di legge. Faccio presente che i condannati per la strage di Bologna, 85 morti e 200 feriti, come esecutori materiali della strage, sono stati liberati con benefici di legge ormai da anni, questo per capirci. Fabrizio Corona, condannato a 14 anni, dopo un anno e mezzo stava da Tommazzi. Silvio Berlusconi, come sapete, è andato direttamente ai servizi sociali. Roberto Formigoni, 18 anni presidente della Regione Lombardia, che ha messo in piedi la sanità a cui si rivolge tutta Italia, da Lampedusa all'ultimo paesello delle Alpi, quando c'hai un problema serio vai e ti dirigi verso la sanità lombarda, che è stata messa su da Roberto Formigoni in quei 18 anni, ha come esito il padre di questa condizione di assoluta eccellenza nel mondo, agli arresti per 5 anni e 10 mesi per corruzione, senza che ci siano dazioni di denaro che non sono state individuate dalla magistratura, ma contestando a Formigoni i rapporti amicali. E corruzione fatta di cene, viaggi e gite in barca. Esatto, è fatta. Acquisto agevolato di una villa in Sardegna. Perché lui non poteva, diciamo, mostrare ricevuta di aver pagato la villa o di aver fatto la dazione contraria rispetto allo yacht offerto. Il PM di Milano, Laura Pedio, durante il processo di primo grado ricordò come 70 milioni di euro erano stati tolti ai malati per i suoi sollazzi, così definiti. Beh, questo è una cosa che non è neanche provata in sentenza. Le motivazioni della sentenza non c'è. Le motivazioni della sentenza sono che quei rapporti, che erano rapporti amicali, in realtà erano rapporti di corruttela. Questa è la valutazione fatta fino alla condanna in Cassazione. Io considero questa condanna una follia, vedere Roberto Formigoni a 72 anni costretto a andare in galera per 5 anni e 10 mesi senza poter accedere a benefici di legge, una follia manettara quella dei 5 Stelle che riescono a gioire di questa condizione, cioè, neanche domiciliari, spieghiamolo questo, cioè, va in galera, va proprio in galera a 72 anni. Io non so quanti carcerati ci siano di questa età senza avere benefici, io non lo so, non è purtroppo... una cosa che io trovo insensata, ripeto, ma che ti fa, insomma, ti gonfia il cuore d'amarezza. Se il sistema delle relazioni amicali è un sistema corruttivo, allora io vi dico, guardate le regioni rosse come sono costruite da decenni, chiedete a quelli della S lunga quanto fosse difficile fare concorrenza alla Coop nelle regioni rosse. Famoso libro Falce e Carrello. Falce e Carrello, sì. Allora raccontatemi se le relazioni amicali costituiscono sistema di corruttela, andate incarcerate tutti
i presidenti di Regione Rossa dagli anni 60 a oggi. Senti Mario, cioè, ma io... tu stai dicendo, allora, io non ho capito se secondo te Formigoni non abbia ricevuto favori, oppure tu dici, a prescindere da quello che è successo, guardiamo il risultato che c'è oggi in Lombardia. No, io ho più piani. Il primo piano è, secondo me, non c'è corruzione. Okay. Questo è il primo piano. Okay. Le sentenze sono sentenze inappellabili. Roberto va in galera, ma io voglio discuterla da cittadino. Da cittadino dico che se le relazioni amicali costituiscono fonte di corruttela, allora dovete prendermi il sistema delle regioni rosse integrale, che gestisce poteri, miliardi di euro, rapporti di lavoro, i potentati economici infiniti, farvi raccontare un solo esempio, che è quello di Esselunga, perché è quello più esplicito, di come funzionava, provare ad approcciarsi in termini di concorrenza a quel sistema, e allora quella è tutta corruzione. Tutta, sì, ma la questione delle relazioni amicali, no? Perché se no sembra relazione amicale, io sono amico di Matteo e quindi da lì poi è scaturita la corruzione. Allora, io non ho letto le carte nel dettaglio, però diciamo provo a fare un esempio, poi casomai mi correggi. Allora, relazione amicale, io dico, Matteo ha un'impresa, io sono il governatore del Lazio. Relazione amicale significa a un certo punto Matteo mi dice: ma ti piace quello yacht? Senti, dai, invece che a 100.000 euro te lo vendo a 20.000. E lì il giudice dice: ma qui c'è stato un rapporto politico, perché la regione ha concesso all'impresa di Torioli di fare questo. Ripeto, se questa valutazione che tu indichi è corruzione, vi assicuro, guardate il sistema con cui si regge da 50 anni in mezzo paese, e sto parlando del paese virtuoso, perché considero il modello delle regioni rosse virtuoso per i cittadini, guardate come si regge. Guardate come esclude assolutamente chi non si piega a quel sistema dalla possibilità di lavorare col pubblico. Lo ripeto, è esplicitato da quella vicenda che tutti conoscono, della presenza di Esselunga, del tentativo di Esselunga di fare concorrenza alla Coop, e spiegatevi perché Berlusconi è in galera e la Regione Rossa viene invece indicata come modello. In più, dico un'altra cosa, c'è il problema che qui è centrale, che è quello della sanità. Il PM dice sono stati tolti i soldi ai malati. La verità vera è che non c'è malato in Italia che non voglia farsi curare dalla sanità lombarda. È un dato di fatto, dalla sanità lombarda messa in piedi da Roberto Formigoni in 18 anni di governo di Regione Lombardia, con elevatissimi livelli di consenso, è stato sempre rieletto. Sì, ora, questo però non, allora, non toglie, non toglie che se uno se il Presidente della Repubblica dà una bastonata in testa a uno, ovviamente è chiaro, ma certo. Se non ci sono dazioni di denaro, non ci sono atti corruttivi reali, se il servizio ai cittadini è di eccelso livello rispetto a qualsiasi altro sistema sanitario italiano, e anche se volendolo comparare a livello europeo, ma davvero l'esempio che dobbiamo dare è quello del sottosegretario infame dei 5 Stelle che gode perché questo presidente di regione va in galera. No, non ha detto che gode, ha detto senza benefici. Beh, lo sbandiera come sua grande vittoria. Ha detto che grande vittoria è? Che grande vittoria è? Che ha un presidente cattolico, perché cattolico, probabilmente una frangia di magistratura ha deciso di dare questa bastonata, perché colpirne uno per educarne 100. Ora, questo cosa, secondo me, ha un suo enorme rilievo. Lo dico anche ai cattolici. Guardate che l'irrilevanza politica conduce a questo tipo di situazione. È impensabile che l'unico presidente di regione che va a farsi 5 anni e 10 mesi di carcere per corruzione in questo paese non è il presidente di regione Calabria, di regione Campania, no, è il presidente che ha messo su il miglior sistema sanitario del mondo. Ma ragazzi, ma davvero facciamo? Senza la prova di una dazione di denaro. Io penso che questo sia qualcosa che ci richiama a una... Quindi Mario, tu dici che l'indebolimento dal punto di vista politico di un fronte compatto cattolico, che oggi effettivamente, no, a parte il popolo della famiglia, e lo dico senza la benché minima ironia, in cosa si riconosce politicamente? Appunto, c'è solo il popolo della famiglia, che è poca cosa perché abbiamo preso solo 220.000 voti alle elezioni, ma io lo ripeto da tempo ai cattolici di questo paese: facendosi pecore il lupo ci si mangia. Questo è l'elemento. Noi abbiamo creduto tutti, da cattolici, che pochi anni fa, io oggi ho postato un intervento di Mino Martinazzoli all'ultimo congresso della Democrazia Cristiana nel 1989, c'erano
15.000 persone in delirio che acclamavano per più di un quarto d'ora un politico che parlava, cosa che oggi è impensabile se pensa a Di Maio, Renzi o Salvini o chiunque, che aveva una credibilità immensa. Bene, 3 anni dopo quel partito ha chiuso, da allora è cominciato un disastro continuo fatto di interventi di autorità giudiziaria prevalentemente, una rivoluzione per certi versi del potere giudiziario che continua con 1000 elementi, perché l'interferenza del potere giudiziario sulla politica io la leggo anche nel caso Salvini, la leggo anche nel caso genitori di Renzi, la leggo in tutto ormai, è un leitmotiv della nostra storia degli ultimi 25 anni e non credo che sia una soluzione praticabile. Però Mario, in è particolare anche, per i cattolici, è anche un leitmotiv. Purtroppo essersi indeboliti è diventato anche poter diventare allora, carne sì, di porco. Allora, io però voglio un attimo fermarmi su questo ragionamento. Allora, il leitmotiv è anche il livello di corruzione diffusa che abbiamo nel nostro paese, no? E questo credo che saremo tutti. Allora, se no, ma io voglio dire, vogliamo. Sei mai stato nel sistema sanitario calabrese? Sei mai stato? Ho capito. Ho capito. Ma non è che non è. Ma non è che se c'è. La corruzione di questo paese è più evidente e rilevante nel sistema sanitario della Calabria o nel sistema sanitario lombardo? Ma vabbè, ma arriverà pure, penso, a fare pulizia in Calabria prima o poi, come no? Come no? Perché? Ripeto, questa è una sentenza. Vabbè, Mario sta effettivamente esponendo un dato di fatto sulla qualità dei servizi. Io ho capito. La qualità dei servizi penso sia incontestabile. Questo però non, diciamo, non giustificherebbe un'eventuale azione di corruttela. Non lo giustifica, ma ripeto, signori. Cioè, se ci sta una valigetta coi soldi o ci sta uno yacht pagato 1000 lire, è la stessa Mario cosa. Però dice, dove si va a indagare? Perché non si indaga bene ovunque? No, io questo l'ho capito. Io dico, ma come si fa a prendere un signore di 72 anni, mandarlo in quello carcere, un altro discorso. Questo è un altro discorso. Allora, sono tutti e due discorsi concatenati, indicandolo come esempio di corruttela al paese. Perché se tu indichi quello come esempio di corruttela al paese, ragazzi, ma a me mi scoraggia completamente. Io, che ho sempre amato la politica, mi viene in mente, ma chi lo fa fare alle persone serie di far bene l'amministratore pubblico? No, questo lo fai male e te copri bene, oppure che non lo fai per niente. Perché se la fine di un amministratore enorme come è stato Roberto Formigoni, amatissimo, votatissimo e dai servizi efficientissimi, è finire a 72 anni spernacchiato dal sottosegretario Grillino che ha fatica a fare le tabelline, perché perché questa è la situazione, io trovo questo qualcosa di che non può che far urlare. E lo ripeto ai cattolici, svegliatevi! Riprendete protagonismo politico, altrimenti ci verranno a prendere uno a uno nelle case. Però io ho l'impressione che sia il carcere che sta facendo un po' la differenza su questa vicenda, no? Se Formigoni fosse stato no, ma io non è che dico, cioè, perché voglio dire, alla fine però ci sono 3 gradi di giudizio che accertano un meccanismo di corruzione, e questo io credo che, insomma, come hai detto tu, vada accettato, poi se ne può discutere, certo, ovviamente da cittadini. Poi c'è la questione del carcere, che tra l'altro è la questione della corruttela. Lo ripeto, secondo voi oggi, se vi metto davanti tutti i sistemi sanitari nazionali e regioni, quella che vi fa venire l'idea della corruzione e della galera è quella di Roberto Formigoni? Ma davvero? Intanto, mentre parliamo, il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Lamanna ha firmato l'ordine di esecuzione della pena per l'ex governatore. Per me comunque un uomo di 72 anni non può andare in galera in questo modo, senza pene alternative, senza benefici, con Fabrizio Corona che dopo un anno stava da Don Matti. Dai, su, qua Mario veramente ha ragione. Con gli stragisti di Bologna che camminano per strada, con tutti i terroristi di Via Fani che sono liberi, ma stiamo scherzando? Con quelli che hanno sparato in bocca al presidente della Democrazia Cristiana, che invece stanno liberi e fanno le conferenze, e il 16 marzo dicevano dov'è che ci troviamo per festeggiare? Ma davvero? Ha ragione. Dopo il quarantennale della strage di Via Fani c'erano i terroristi di Via Fani che dicevano dove ci troviamo per celebrare il quarantennale. Ultima. È tempo di dire basta a tutto questo. È incredibile il livello di
ingiustizia a cui arriva il sistema giudiziario italiano. Mario, ti sento molto, molto coinvolto nella vicenda di Formigoni. Dal punto di vista emotivo, sì. Esatto. Ma non è, sì, credo, perché è la mia storia, sono le mie persone, sono le persone che conosco. Il mio professore di università è stato ucciso da terroristi che sono andati poi dopo liberi, tranquilli, a fare le conferenze e a spiegare che loro vivevano per un mondo migliore e noi eravamo i grigi corrotti. Potremmo però... se lo sono fatto dire questo. Senti, per bilanciamento, ma non è perché uno deve sempre bilanciare, però diciamo per fare un quadro più completo, potremmo dire però che c'è stata, come dire, un errore di valutazione di Formigoni nella gestione di questa vicenda. Ma senza dubbio, chi contesta le leggerezze, gli errori? Gli errori storici. Cioè, se uno andava lì e gli diceva, Roberto, grazie di questa collaborazione proficua che abbiamo fatto, vuoi andare in vacanza con lo yacht? E Formigoni doveva dire: no, guarda, amico mio, io in vacanza ci vado per conto mio. No, certo. Non ci sarebbe andato. Ma arrivare a questo livello di finalità politica dell'operazione di giustizia davanti a un quadro di un paese squartato, sconcertante, privo di logica, dove in particolare il sistema sanitario uccide le persone. Sto per andare in televisione a commentare la storia di un neonato di 20 giorni, sì, che è stato dimesso dicendo che doveva fare l'aerosol e aveva la polmonite e noi stiamo andando a mettere in galera il miglior esecutore, l'amministratore pubblico del sistema sanitario del regionale d'Italia. Ma dai, è una cosa che mi mette davvero in condizione di urlare, perché non ho altri strumenti. Evidentemente, come hai detto tu, poi c'è il procuratore generale che ha firmato un ordine, Roberto, che poi in carcere ci va. Ma lasciatemi dire che questo è un paese ingiusto, anche davanti a questo, anche davanti al linciaggio che sui media e sui social media e sui social network ci sarà per quelli che come me proveranno a dire mezza parola. E però io, nonostante questo, scelgo di non farmi intimidire. La mezza parola di costi. Bravo Mario. Maria Dinolfi, grazie.